Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Computer Passione, canale Sgle Boys. Quest'oggi vi recensiamo questo kit Devastator Gear Combo della Cooler Master in versione rossa, come potete vedere, tra l'altro così in versione discoteca. Insieme alla tastiera, ragazzi, c'è anche il mouse, ma senza perdersi troppe chiacchiere iniziamo subito col video. Ebbene sì, anche noi abbiamo voluto testare con mano il vecchio oramai conosciuto kit Devastator. Il nostro kit però è differente, non è blu, ma è rosso incazzato, quasi aggressivo aggiungerei, ed è la nuova versione del kit da parte di Cooler Master. Sul mercato, da ormai un anno, gira il kit blu, che a parte qualche problema iniziale di illuminazione si è assestato ed è stato scelto da molte persone come kit più tastiera più mouse da esporre e usare sulle proprie scrivanie. Ma non tutti hanno computer blu e neri, blu e bianchi o comunque con una base blu predominante. Così Cooler Master, volendo andare incontro ai tamarri e aggressivi più esigenti, ha creato lo stesso kit ma con una illuminazione rossa. Partiamo subito con il dire che il kit si trova a circa 30€ ed è un ottimo kit considerando il rapporto prezzo-prodotto. Azzardando un'affermazione si potrebbe dire che questo sia uno dei migliori kit in circolazione per il suo rapporto. Voglio dire, a 30€ quale altra marca offre tastiera e mouse esteticamente molto belli e per di più retroilluminati per le sessioni di gioco e non gioco notturne? Ma prima di parlare del kit e delle sue potenzialità che ormai quasi tutti conoscete, andiamo insieme a smontare e a spiegare l'illuminazione molto bella e uniforme che offre questo kit. L'illuminazione non è per niente fastidiosa. Vista di lato si intravedono le lettere, vista da davanti si vedono lettere e la luce rossa da sotto, e vista da sopra è tutto molto bello. Si può lasciare anche tutto la notte accesa senza che urti il sistema visivo, perché come già detto la luce è visibile solo dall'alto e quindi quando siamo leggermente più alti della tastiera. Il tutto è aiutato dallo strato di membrana sotto la tastiera, perché sì, non è meccanica ma è membrana, e questo aiuta molto nella digitazione di tasti notturna perché fa pochissimo rumore e i tasti sono molto morbidi quando si premono. Al suo interno vi è una vera e propria autostrada di piste elettriche ed elettroniche che vanno a comunicare con il cervello, situato sotto i LED che si illuminano quando premiamo il blocco maiuscolo o il blocco del tastierino numerico. Sotto a questa sottile striscia vi è una specie di vetro in plexiglass che riflette la luce proveniente da 8 LED posti al di sotto del poggiapolsi e che tramite una specie di carta bianca quasi riflettente, il plexiglass viene illuminato omogeneamente per dare il tocco di classe alla tastiera. Aggiungerei il fatto che se uno fosse bravo in elettronica e molto preciso, potrebbe andare a cambiare i LED dissaldando quelli originali e mettendone altri di altri colori per enfatizzare ancora di più l'illuminazione della tastiera. Insomma, in quanto a fattore tamarro, Cooler Master ci ha stupito ancora una volta e il mouse non è da meno. Quest'ultimo infatti si illumina nella parte dorsale e nella parte frontale e tutta la rotellina dello scordo pagina è illuminata di rosso. Tutta l'illuminazione è molto omogenea e al colpo d'occhio fa felici tutti i possessori. Ripeto, anche il portafoglio ringrazia. Sulla tastiera sono presenti anche tasti multimediali come il controllo del volume, pausa, stop, play eccetera eccetera, e presenta un piccolo poggiapolsi. Anche il mouse non è da meno e oltre ai classici pulsanti sinistra e destro ha due pulsanti nella parte sinistra guardando il mouse da dietro e il regolatore DPI che va da 1000 DPI quando è spento, 1600 dpi quando è rosso leggero e 2000 dpi quando è rosso incazzato. Purtroppo a questo prezzo bisogna accontentarsi della plastica e a parte qualche piccolo dettaglio in gomma come pezzettini antiscivolo sotto la tastiera o i poggia pollicioni sul mouse, tutto quanto è in plastica dura. Dico dura perché se stringiamo più forte che possiamo la tastiera e il mouse, l'orecchio non percepisce nessun tipo di scricchiolio. I cavi sono in gomma e non slevati, quindi all'inizio lotterete per non farli intrecciare tra loro, e i connettori USB sono normali connettori USB. Come per il Sidon recensito settimana scorsa, anche per questo kit, almeno nella versione blu, non abbiamo sentito parlarne benissimo. Spesso la gente si è lamentata di tasti che si rompono e luci LED che si bruciano, ma dopo circa 2 settimane di prove, test e battitori di testi per le recensioni che proponiamo, oltre che allo smontaggio vero e proprio, non abbiamo notato nessun tipo di problema. A parere nostro il poggiapolsi andrebbe leggermente allungato, ma per il resto ci siamo trovati benissimo con la tastiera, che oltretutto è con lo layout italiano. Il mouse è altrettanto buono e anche senza nessun tipo di tappetino scorre benissimo e non si blocca mai nella lettura della sua posizione. Azzardo a dirlo, ma andrebbe bene sia per i destri che per i sinistri. Durante alcune ispezioni di video avrete visto polvere e usura di vario genere, ma non preoccupatevi, il kit, se lo comprate, arriva bello e nuovo. Quello che vedete nei video è semplice utilizzo giornaliero, tanto per citare il fatto che le cose le proviamo. Aggiungo che dentro la confezione troverete tastiera e mouse ben imballati e protetti, e ovviamente il manuale delle istruzioni e quello della garanzia. Purtroppo il kit non prevede nessun tipo di software di controllo o di installazione, quindi una volta collegati li potrete subito utilizzare. Come per altri tanti prodotti come cuffie e casse, il nostro parere è semplicemente soggettivo. Da persona a persona l'esperienza potrebbe variare. Quindi cosa aggiungere? Il look è molto bello e se cercate una tastiera e un mouse a pochi euro,
Questo è il kit che fa per voi. Bello, illuminato e comunque resistente nell'utilizzo. Chiaramente se lo buttate in terra o lo pestate con carro armato anche lui cederà. Questo mi sembra più che chiaro. Una cosa che ci ha dato fastidio è la parola gaming in questo kit, in quanto per 30 euro la parola gaming ci sembra un po' troppo eccessiva. Anche se oggigiorno non riusciamo più a riconoscere cosa veramente è da gaming e cosa no. Se potete fateci sapere la vostra nei commenti. Magari qualcuno già lo possiede o lo possedeva. Blu o rosso non cambia. E cercate di dire la vostra in modo che chi guarda questo video possa leggere anche una vostra opinione oltre che alla nostra. Questa è una comunità e tutti ci aiutiamo. Per il resto vi invitiamo a passare sulla pagina Facebook di Cooler Master per rimanere sempre aggiornati sulle loro ultime uscite e di drizzare una vista sul canale NLG Team, perché nei prossimi giorni anche lui vi dirà la sua su questo kit. Il kit è acquistabile su Acappa Informatica al prezzo di circa 30 euro e se nelle note d'acquisto mettete iscritto Sgrap Boys, la spedizione sarà gratuita. Come sempre, se avete domande e curiosità su cose che non abbiamo detto o fatto notare nel video, scrivetelo nei commenti che vi rispondiamo al più presto. Anche per questo video noi vi salutiamo e vi invitiamo a dare un'occhiata al video del contest che stiamo facendo in collaborazione con BitPhoenix. Un saluto da Christian e Raffa e ci vediamo al prossimo video. Sgrap!